Di nuovo bentrovati a tutti voi ragazzi, bentrovati al Bar del Calcio. Io sono Manuel, benvenuti, accomodatevi, mettetevi davvero comodi comodi, mettetevi proprio sereni, tranquilli. Mi piace pensare alla gente che entra e si sente virtualmente a casa sua, come molti di voi cominciano a fare. Questo sicuramente è una cosa che mi fa molto piacere, devo dirvi la verità. Detto ciò ragazzi, in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni del nostro canale, e mi permetto di ricordarvi, così come ho fatto in precedenza, che è in vendita, per chi fosse interessato, il mio libro. Ho pubblicato il mio terzo libro proprio nella giornata di ieri. È acquistabile, tanto per dirvene una, per dirvi al volo delle indicazioni, su Amazon, è la via più comoda e più veloce, sulla Feltrinelli, sullo store della Feltrinelli, sullo store della Mondadori. Insomma, è presente, credetemi, ha una copertura di vendita nazionale molto vicina al 90%, quindi è abbastanza facile da acquistare per chi voglia davvero prenderlo, ok? Ovviamente poi fatemi sapere che ne pensate, ci mancherebbe, cioè, questa cosa è più importante. Allora, se nel primo video abbiamo affrontato il discorso riguardante le probabili formazioni e quindi anche i miei pronostici, adesso, come di consueto, rispettiamo quella che è la scaletta delle giornate in cui va a disputarsi il campionato, e quindi andiamo subito ad affrontare un argomento più leggero. Una lega di fantacalcio che è molto combattuta in vetta, molto combattuta in vetta, bella, con due squadre al comando, molto bella sta cosa, ragazzi, all'insegna del grande equilibrio. Io sono abbastanza soddisfatto di come sta andando la mia squadra, vi dico la verità. 11° posto in classifica. Io, il mio obiettivo stagionale è quello di entrare tra i primi 10, perché su 80 partecipanti essere tra i primi 10 è comunque un buon risultato, secondo me, per come la vedo io. E quindi questa è la situazione. Quindi, cosa dire, amici miei? Andiamo a vedere cosa combinare nel fantacalcio. Mi auguro che siate sempre più partecipi, lo dico anche agli amici, ai tanti nuovi iscritti al nostro canale. Abbiamo una nostra lega di fantacalcio, seguiteci. Purtroppo è piena, non si può fare entrare altre persone, però insomma, cominciate a prendere confidenza con la nostra lega di fantacalcio, perché poi quest'altro anno ci sarà posto appunto solo per 80 persone, le prime 80 che avranno il modo di iscriversi. Andiamo un po' a vedere cosa fare in questa giornata di fantacalcio, sperando per il sottoscritto che sia buonissima come lo è stata la precedente. Andiamo un pochino a vedere cosa fare, va? Allora ragazzi, come di consueto, cominciamo sempre dal dare un'occhiata alla nostra classifica, che vede appaiata al primo posto, come dicevo, Parma e Ovetto di Pasqua. Guardate che classifica ristretta, ragazzi miei, fantastica, fantastica. Con noi che siamo appaiati all'11° posto, quindi poi al terzo posto abbiamo New Team, al quarto posto abbiamo Palermo, al quinto posto il campione in carica arriva lo Squadrone, al sesto posto Tifosetta Ardita, al settimo Peppe, all'ottavo Sporting Seven, Team Massimo al nono posto e Xasdet al decimo posto, con noi subito dietro di un punto. Chiaramente l'obiettivo che mi pongo in questa giornata di fantacalcio è quella di riuscire a dare ancora un ritocchino alla classifica, il che potrebbe essere per me fondamentale. Andiamo quindi a schierare la formazione per questa giornata. Svuotiamo quindi la formazione, mettiamoci qua. Allora, il 3-4-3 confermato, in porta chiaramente Maignan. Andiamo a vedere l'attacco. Allora, in attacco c'è Osimhen su Roma Napoli, o devi mettere, c'è poco da fa. Frosinone Juve Chiesa, o devi mettere, c'è poco da fa. Lautaro Martinez, o devi mettere, c'è poco da fa, ragazzi, pure se è un po' malconcio. In difesa abbiamo Gatti, vorrei metterlo, ma è una gara dell'ex per lui. Mamma mia, allora mi metto Vojvoda, mi gioco Vojvoda contro l'Udinese. Dai, mettiamo Gatti. Magari far gol dell'ex e do fiducia a Kayode, che ha giocato una buona partita al suo rientro dopo l'infortunio. Andiamo un pochino a vedere il centrocampo del nostro centrocampo. Zaccagni sicuro lo metto dentro. Pulisic sicuro lo metto dentro.
adesso so cacchi. Allora metto UEA assolutamente. Fatemi un po' vedere. Barrenecea. Foloruscio contro il Cagliari. Mamma mia, c'ho la tentazione di mettere Foloruscio. Porca miseria, ragazzi, c'ho la tentazione di mettere Foloruscio. Diciamo di Catelare, ma però ve lo giuro, ragazzi, c'ho una tentazione clamorosa di Foloruscio. Cioè, come se mi stesse chiamando. Allora, qui metto Osimhen capitano, perché spero in una grande partita di Osimhen. Lautaro Martinez vice capitano. No, no, aspettate, ma Boni, Boni, Boni. Non me la sento. Come si fa a toglierlo, mo? Come si fa a toglierlo? Raga, come si fa a togliere? Porca miseria, mi sono sbagliato. Vabbè, rimane così. Panchina. Attenzione alla panchina che è importante per quanto riguarda l'attacco. Sì, per quanto riguarda l'attacco, mettiamo chiaramente prima Solé, poi mettiamo Caio Jorge. È una gara dell'ex, Fiorentina, Frosinone Juve raccoglie molti ex e poi Bonazzoli. Poi, centrocampo, Foloruscio, Castillejo, poi metto Barrenechea, poi metto Lindstrom. In difesa vado a piazzare come alternativa di difesa. Provo prima Soppi, poi Ruggeri, poi Dorgu, poi Oyono, Dodò pure se è infortunato. Ok, lo switch è importante, lo switch è importantissimo. Se non gioca De Ketelaere dall'inizio, entra Foloruscio. Ecco, diciamo così. L'unica cosa, ragazzi, vi dico la verità, vorrei sostituire il capitano e il vice capitano. Dovrei invertire questi due. Non vorrei che sto facendo una gaffe, un errore. Detto ciò, ragazzi, andiamo quindi a vedere con quale formazione ho deciso di scendere in campo. Maignan tra i pali, Vojvoda, Gatti, Kayode a comporre il mio terzetto all'interno del mio 3-4-3 di difesa. Centrocampo bello tosto con Zaccagni, Pulisic, Weah e De Ketelaere. E in attacco Osimhen, Chiesa e Lautaro Martinez. Questa è la formazione titolare. Poi abbiamo Osimhen capitano con Lautaro Martinez vice capitano. E poi andiamo a completare la panchina in ordine con Solé, Caio Jorge e Bonazzoli, a completare appunto le alternative dell'attacco: Foloruscio, Castileco, Barrenechea, Lindstrom. Per quanto riguarda il centrocampo, Soppi, Ruggeri, Dorgu, Iono e Dodò, seppur infortunato, come così anche Sportiello e Mirante, a completare appunto la panchina. Switch fondamentale per questa partita: De Ketelaere, se non parte al primo minuto, subentra Foloruscio. Fatemi sapere anche voi, ragazzi, cosa ne pensate di questa squadra, ma soprattutto chi partecipa a questa lega mi dica come. Cosa si aspetta da questa giornata e chi schiererà soprattutto. Vi mando un abbraccio forte, ragazzi. Viva il fantacalcio! Forza, ciao.